S.Clebari. È sempre così bella? Assolutamente sublime. Dimmi qual è il problema. Se la memoria non mi inganna, tu hai sempre negato che ci fosse mai stato qualcosa fra te e quella donna. Ha appoggiato la sua testa sulla mia spalla con un senso di abbandono. Prima che ci conoscessimo. Prima. È stata una sorta di relazione carnale. Un tour de force passionale. È successo prima che ci conoscessimo. Niente, poi ti ho conosciuto e la cosa è finita lì. Pesa 40 kg in più, ha due figli, tre nipoti, il colesterolo alto, il diabete, insomma stiamo parlando di una cosa successa in un'altra vita. Serge, tu mi hai mentito! Ma no! Ti capita mai di pensare a lei? E a te capita mai di pensare a Sébastien Chaumet? Ogni tanto. E comunque sì, Marianne, se può farti piacere, sì! Smettila di rompere le palle. Io? Sono convinta che noi viviamo con dei rifiuti tossici sotto i piedi, non li vedi? Ma ci sono sotterrati male con tutto il loro potenziale nefasto! Disintellettualizza perché non ti seguo. Qualcosa mi dice che ti chiamerà? E chi ti dice che avrò voglia di rispondere? A lei? È morta, sepolta, sparita completamente dalla faccia della terra! Ah, che bella idea! Sì, all'epoca era piuttosto bruna, sì. A me come mi trovi? Benissimo. In fondo la felicità è anche un po' una competizione, no? Forza, dai, vogliamo il bisa! Vuoi che lo dica? Lo dico! È una poco di buono! Ah, hai mentito! Hai appena mentito, Serge! Ma perché non sto zitto? Quanto sono stupido! Non voglio vederla né ora né mai. C'è stata un'altra conversazione. Hai indovinato! Io sono intelligente, ma tu sei più intelligente di me. Ci sono persone che sono in grado di ascoltare la verità e altre che non lo sono. Ti ringrazio per avermi detto finalmente una cosa vera. Tu sei una che viene lì, quando uno è lì al telefono, viene lì, si attacca e ti parla all'orecchio, sei fastidioso, sei. Torniamo a tavola, ho una fame, finirò i petti d'anatra in più per non ingombrare il frigo. Se decidi di dire la verità, o la dici tutta o non la dici affatto. Ti ho raccontato esattamente tutto quello che è successo. Ah, brutti sesamo. L'offesa, l'oltraggio, la coercizione. Ma lei ha parlato così? Sì, ci è caduta con tutti i piedi. Io ho insistito perché non venisse, lei insistiva ancora, io ho insistito, insomma, poi ha detto che ci doveva pensare su. E la rivedrai? No, siamo io e te. Non male. È tutto falso, mi sono inventato tutto, Adesso vogliamo tornare a tavola che ho una fame pazzesca e ceniamo?